Vorrei parlare di film italiani nel mio video podcast. Penso di poter creare un video buono con una narrazione registrando la mia voce e con le foto dei film. Uno stile famoso di film italiano è neorealismo. C'è tanta storia italiana e globale che contribuisce allo stile neorealistico. Ho scritto un poco di neorealismo già alle lezioni di professoressa Costanza Dopfel. Ho guardato i film Umberto D e Ladri di bicicletta per la lezione di Costanza. Voglio guardare Roma Città Aperta e Mamma Roma. Le figure importanti nel neorealismo sono Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Luchino Visconti e altri. Un'attrice popolare è Anna Magnani. Vorrei discutere lo stile unico dei film. Non ci sono attori famosi. La scenografia non è ricca di stile come i film di Hollywood. I film neorealistici presentano rovine della guerra mondiale e fascismo di Mussolini. I film sono politici e hanno le fine triste. Molti film italiani non sono stati visti negli Stati Uniti. I film erano più scandalosi per il pubblico americano. Gli attori e direttori italiani erano amici con gli attori e direttori americani. Le figure famose del neorealismo hanno lavorato insieme con le figure famose americane. Per esempio, Anna Magnani è un'attrice molto famosa. Ha vinto un Oscar per la sua parte nel film di Daniel Mann, si chiama The Rose Tattoo. Il film è un adattamento dell'opera di Tennessee Williams. La Magnani non era una protagonista dell'opera perché lei non parlava inglese sufficientemente, ma anni dopo lei era la protagonista nel film. Tennessee Williams era un drammaturgo molto prestigioso del suo tempo e Magnani era un'attrice più prestigiosa. Le icone del tempo hanno lavorato insieme frequentemente. L'inizio del fenomeno del neorealismo è cominciato nel 1943, quando venne presentato al pubblico italiano il capolavoro di Luchino Visconti che si chiama Ossessione. Due altri film di Visconti sono La Terra Trema di 1948 e Bellissima di 1951. Ossessione è ispirato al romanzo Il Postino, Suona Sempre Due Volte di James M. Cain. Quindi il film è importante perché è un adattamento della prospettiva italiana di un attore che non è italiano. Il ruolo della protagonista era stato in un primo momento assegnato a Anna Magnani, ma l'attrice dovette rinunciare a causa del suo stato di gravidanza. Questo film è considerato il primo film neorealistico perché l'ambientazione, gli attori e il tema sono in accordo con lo stile neorealismo. I film neorealistici mostrano le vite autentiche degli italiani poveri. I film mostrano la città italiana dopo la guerra mondiale e dopo il fascismo. Questo film è stato creato durante la guerra nell'anno
1943, quindi il film non può mostrare tutte le rovine della guerra. Questo film è controverso perché la gente non lo considera il primo film neorealismo, ma ci sono aspetti neorealistici. Questo film mostra una relazione e la coppia cospira per uccidere il marito della donna. Il direttore Visconti ha incontrato problemi con la produzione prima ancora che le riprese iniziavano. Si era inizialmente previsto di adattare un racconto di Giovanni Verga, un noto scrittore verista italiano, ma fu rifiutato quasi immediatamente dall'autorità fasciste perché allora non piaceva Verga. Il controllo di film del movimento fascismo ha spronato lo stile neorealismo. Penso che i film neorealistici siano i film più interessanti. Ho visto il mio primo film neorealistico quando avevo 18 anni. Ho guardato Umberto D. Umberto D è un uomo vecchio che non ha un lavoro o una famiglia. Lui ha solo il suo cane. Alla fine sembra che lui si voglia uccidere. Lui decide di continuare la sua vita con il suo caro cane. Però lui si sente male ancora. La scena finale mostra Umberto D e il suo cane che camminano tra le rotaie in direzione a un passaggio vuoto. Penso che questo film mostra la distruzione durante e dopo la guerra. Umberto è triste e non pensa che lui sia importante. È importante che questo film mostra un personaggio vecchio perché molti film, specialmente film americani, non mostrano questi personaggi. Simile a Umberto D, il film Ladri di biciclette mostra una fine triste. Questo è un film di Vittorio De Sica. Mostra un'ambientazione delle rovine della guerra mondiale, simile a Umberto D. I film sono diversi perché uno mostra un uomo vecchio e l'altro mostra una famiglia povera con un padre, una madre e un figlio. È importante guardare i film neorealistici perché mostrano le ambientazioni non ideali. Sono una donna americana, quindi la maggioranza dei film che io guardo sono felici e mostrano ambientazioni perfette e ideali. Io preferisco un'educazione globale sui film. Quindi i film neorealistici sono essenziali e mi aiutano a modellare la mia prospettiva del mondo e della storia. Un film importante per me è Cinema Paradiso. Non penso che sia il film più buono, ma mi piace il tema. Questo film mostra un ragazzo, Salvatore, che è un direttore famoso. Ci sono i flashback per mostrare l'infanzia di Salvatore. Quando era giovane, a lui piaceva lavorare al teatro del film, a cinema. Lui aiutava con le pellicole. La sua mamma non voleva che il suo figlio avesse un interesse nel film. Nonostante la disapprovazione della mamma, lui diventò amico di un signore che lavorava nel cinema. Si chiama Alfredo. Questo è l'inizio dell'amore dei film per Salvatore.
Il flashback è durante il tempo dopo la guerra mondiale, simile a film neorealistici. Questo film è completare stile neorealismo. Questo film è importante a me perché vorrei diventare una sceneggiatrice. Io capisco l'amore per film di Salvatore. Anche se la mamma di Salvatore non voleva questa carriera per suo figlio, lui diventerà un regista famoso nel film e nella vita.